Ciao a tutte ragazze, benvenute o bentornate sul mio canale. Io sono Elisa, sono un'estetista e oggi vedremo i miei prodotti finiti del mese di luglio. Sì, sono un po' in ritardo, lo so, mea culpa. Ma perché sono in ritardo? Perché sono stata dall'ultima settimana di luglio fino alla prima di agosto in vacanza. Avrete già visto i vlog, se non li avete visti andateli a vedere. E quindi niente, sono tornata da pochissimo, in più ho avuto un po' di cosine a casa da sbrigare a livello familiare. E quindi adesso finalmente ho raccimolato tutti i prodotti finiti e ve li mostro. Quindi direi di iniziare subito. Inizierei subito con il corpo, dove vi faccio vedere questo bagno doccia rinfrescante alla banana e acai latte di cocco di Nivea. Questo ve l'avevo anche già fatto vedere nel video su come profumare di buono tutto il giorno, quindi è un video che è piaciuto tantissimo, quindi se volete andare a vederlo se non l'avete appunto già visto, dove vi dico appunto che questo è tanta roba. È veramente molto denso come prodotto, come bagno doccia, quindi ne serve pochissimo, per questo mi è durato un'infinità. Ne serve proprio poco, pulisce bene, non secca la pelle e soprattutto lascia questo profumo veramente molto intenso. Il che può essere un pro e un contro, e ve lo dico adesso che l'ho terminato. Un pro perché appunto profumate sempre e diciamo è un profumo duraturo appunto sulla pelle. L'altra faccia della medaglia è che dopo un po', devo dire, durando così tanto, stanca in fretta. Quindi un po' appunto è durato tanto perché è denso e quindi ne serve poco, un po' lo alternavo con un altro bagno doccia perché proprio mi stancava come profumazione, quindi adesso proverò sempre di questa linea qui altre profumazioni che magari sono meno intense e vediamo insieme appunto come mi ci troverò. Comunque è un prodotto veramente valido, quindi consigliato. L'altro prodotto è questo qua, che è della linea Rudy, che non ho mai sentito, un bagno doccia schiuma con fico selvatico, questa è la fragranza. Questo l'ho utilizzato appunto nella mia vacanza in montagna. Sono 100 ml, è abbastanza grandina, molto comoda perché appunto si apre così e poi lo richiudete. Vi dico la verità, non so dove l'ho preso, probabilmente mi è arrivato con le beauty box quando appunto ogni mese mi arrivava una box di cosmetici. Quindi niente, questa qui appunto mi è piaciuta tantissimo, il profumo è delizioso, proprio buonissimo. Se lo trovate prendetelo appunto al fico, è leggerissimo, nel senso che è dolce sì, ma non come questo, cioè è proprio leggero, non resta tanto, quello è vero, ed è meraviglioso per la vasca. Io l'ho utilizzato appunto in montagna nella casa di mio fratello che ha la vasca e faceva tantissima schiuma, quindi proprio se avete la vasca. E non è detto che facciano tutti così tanta schiuma, perché io la vasca la amo con la schiuma, lo so, mi piace così. Questo qui, davvero, la pelle morbida, per niente secca, pulita, e soprattutto appunto in questi casi qua io guardo sempre anche un po' la profumazione, questa qua è top, quindi sì. Ottimo anche e soprattutto da viaggio, perché è comodissimo in questa versione qui, veramente super comoda, anche se dovete fare dei viaggi, quindi top. Poi, sempre per il corpo, questo bagno doccia che ho finito invece in vacanza al mare, anche questo è top.
quindi sono due validissime alternative per i viaggi. Questo qui è di Yokop, sono le mini size, proprio versione travel, e questo ha olio di pistacchio e cocco. Non vi dico il profumo, veramente un profumo che ti viene voglia di mangiarlo. Mamma mia, questo credo proprio, adesso non so se c'è una versione grande appunto da utilizzare tutti i giorni anche a casa e non questa versione piccolina da 80 ml, ma la devo assolutamente avere perché è buonissimo. Forse mi piace un pochino di più rispetto a questo, adesso che l'ho risentito mi ha fatto innamorare. Non era il primo che prendevo, ma top. Questo, rispetto agli altri due che vi ho fatto vedere, ho notato che andava quasi ad idratare di più la pelle. Nonostante sia un prodotto da risciacquo, nonostante sia un prodotto appunto schiumogeno, quindi ahimè sono un po' quelli che vanno anzi a seccare la pelle, questo qui appunto lascia la pelle veramente molto molto morbida e idratata, quindi devo dire tra tutti forse questo è il mio preferito. Come profumazione veramente delicatissima, top. Poi passiamo ai capelli. I capelli, ho finito questa lacca che è la lacca Splendor. È una lacca che io ho anche in mini size, che mi ero portata in vacanza, quindi ne avevo già un po' parlato. È una lacca che per me va benissimo, nel senso che per quello che faccio io i capelli, ovvero la piastra, ogni tanto i boccoli, è perfetta. Costa veramente poco, qui dice fissaggio forte, però Matteo, che ha il ciuffo e che quindi lui necessita veramente di una tenuta strong, dice che per lui è troppo soft. Quindi prendete in considerazione questa cosa qui e fate le vostre valutazioni. Per delle pieghe normali, considerate il mio capello tende proprio di suo a stare abbastanza liscio, abbastanza dritto, e quindi da un lato la piega liscia viene molto bene, dall'altro quelle mosse tengono poco. Una piega mossa un giorno e mezzo un giorno e mezzo per stare abbondanti me la tiene, quindi fate voi. La cosa che mi piace è che quando appunto li vado a spazzolare in un secondo momento non rimangono appiccicati o comunque brutti, ma si riescono a districare molto bene e quindi non li sporca fondamentalmente, perciò questa ottima ottima lacca. Poi, sempre per i capelli, torniamo alle nostre mini size da vacanza. Ho sempre di Yokop mini size lo shampoo con fito complesso a base di mirto e lentisco protettivo. Di questo ho anche il balsamo che ho utilizzato, ma non l'ho finito, quindi non lo vedrete in questo video. Comunque vi dico, mi sono piaciuti entrambi, il profumo è un pochino meno buono rispetto al bagno doccia, ma veramente ottimi. Questo l'ho dovuto utilizzare perché un altro shampoo, sempre insomma di questo vi ho parlato sempre nel video del cosa c'è nel mio beauty da viaggio, l'altro mi creava una sorta di irritazione, di prurito alla cute. Questo invece è andato a calmare il tutto, non mi ha dato alcun tipo di problemi, anche con la testa mezza ustionata dal sole spagnolo. E quindi se cercate appunto... Allora, vi dico la verità, sono veramente comodi queste side, mini side, perché stanno nel bagaglio a mano, stanno dappertutto, non occupano veramente niente di spazio. E quindi secondo me se dovete fare dei viaggi o se avete qualche vacanza in programma prendeteli in considerazione. Poi sempre per i capelli ho fatto a fine vacanza un trattamentino, adesso non guardate come sono perché vengo veramente da una situazione un po' critica di questi giorni, quindi non fateci caso. Comunque, ho fatto questo trattamentino qui di Gliss, che è una maschera riparatrice,
con cheratina liquida e perla nera per capelli secchi e danneggiati. L'ho fatto proprio l'ultimo giorno, proprio perché il mio capello si vedeva che aveva un po' risentito del sole, della sabbia, dell'acqua del mare, della piscina, di tutti questi lavaggi, e quindi si era un attimo non sfibrato ma un po' assottigliato. Quindi ho detto dai, proviamo questo qui. Devo dire che mi è piaciuto, ovviamente non fa miracoli, è stata una maschera però carina, molto carina questa idea, perché è portatile appunto da viaggio, sono 20 ml, è molto molto carina. Tra l'altro se ne poteva fare in realtà più di una, anche sul mio capello che è un capello lungo, io diciamo l'ho voluta utilizzare tutta, ma tranquillamente si possono fare almeno due applicazioni, di più se decidete di utilizzarla solo da metà capelli in giù, quindi sulle punte. E non è male, non è male, ne avevo già provate altre, non proprio così, ma della stessa marca, ma di altro genere, e niente, mi è piaciuto. Non posso dire nulla in contrario, li ha resi molto più morbidi, li ha resi molto più lucenti, che si erano un po' spenti, diciamo così, e niente, quindi se vi serve una mascherina per farvi qualche coccola anche durante le vacanze, questo, e costa poco. Sempre capelli, ho portato come balsamo di BioPoint questo qui, con 5 azioni Trico Cosmetiche, quello che mi avete visto in tutte le vacanze, perché sono 100 ml, mi piace, non ne serve tantissimo e mi piace veramente tanto. Al contrario, lo shampoo, che è quello appunto che mi ha creato una sorta di irritazione, non so se riprovarlo, sicuramente lo riproverò magari una volta e poi se me lo fa di nuovo, ahimè, lo dovrò gettare. Ma lo shampoo di questa, sempre di BioPoint, quello nella confezione azzurro acqua, verde acqua, quello mi ha dato un po' di problemi, quindi assolutamente vi consiglio il balsamo, ma non posso dire lo stesso per lo shampoo, quindi insomma fate attenzione. Poi ho finito a malincuore il Keep It Perfect di Essence, che è un spray fissante per il trucco con acido ialuronico, e ha questa, diciamo, confezioncina veramente super piccolina, quindi sia da viaggio, da borsetta, da borsa della palestra, insomma meraviglioso, anche da borsa, insomma, della spiaggia, perché insomma si può utilizzare sia da spray fissante per il trucco ma anche per rinfrescarsi un pochettino. Io l'ho sempre utilizzato come spray per il trucco, sinceramente, perché quando voglio rinfrescarmi utilizzo solitamente le acque tipo queste qui, che sono acque toniche di Mario Badescu, ma tranquillamente l'azione rinfrescante ce l'ha anche questa, quindi se avete solo questo potete utilizzarlo. Tra l'altro all'interno non ha né oli né alcol, che è fenomenale per uno spray fissante. A livello di trucco fissa, sì, io poi con le acque fissanti faccio sempre dei paciughi, quindi le provo appunto con la blender su tutto il viso per fissare il fondotinta, piuttosto che nella zona del correttore. Scusate sti nodi, ma lavando la mia camicetta da notte si è praticamente allungata tantissimo, quindi ho dovuto fare i nodi per tenere sulle bretelline. Dettagli, copriamo coi capelli. E niente, quindi mi sta piacendo tantissimo questo qui. Se lo trovate, che è quello che sto utilizzando adesso di Essence, che è, diciamo, la versione nera, Fix and Last 18 ore con effetto matte e waterproof, questo qua non è male, mi piace, però ahimè lo spruzzettino è troppo 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 largo, quindi esce la goccia, esce proprio il getto d'acqua, che
non va bene, quindi credo che sostituirò questo pezzettino qui a questo, anzi facciamolo già subito questo esperimento. Esteticamente non è un granché, ma almeno è funzionale, perché il problema di questi qui è davvero che il getto, se è calibrato male, cioè se è troppo largo, sono, non dico da buttare, ma si fanno veramente fatica ad utilizzare. Quindi vediamo se così riesco a testarlo un pochino meglio. Comunque, appunto, se volete provare questo qui, questa versione bianca, anche la versione fucsia, con questa qui viola fucsia, è veramente tanta roba, quindi potete provarli, che sono approvati. Poi ho finito questo spray, questo spray deodorante della Neutro Roberts con zero sali, e all'interno ha bergamotto e zenzero. Matteo si è innamorato di questa profumazione, che a me all'inizio non piaceva per niente, anzi dicevo quasi è meglio il mio sudore. Poi alla fine sì, è veramente molto molto particolare, deve piacere, quindi vi invito a prendere magari la versione piccolina piuttosto che subito quella grande da viaggio, perché non è detto che vi piaccia. Però tutto sommato il suo lavoro lo faceva, lo sentivo. Quando non mi piace qualcosa la sento tutto il giorno, infatti questo lo sentivo tutto il giorno, per cui se vi piace è la svolta, perché dura tanto, fa il suo lavoro e tiene fresco, quindi è sopravvissuto al caldo spagnolo, quindi deve avere i suoi riconoscimenti, i suoi meriti. Ho finito per la milionesima volta queste strisce depilatorie viso di Sien, con all'interno vitamina E, burro di karité, olio di cocco e argan. Eccole qui, già detto mille volte, mi piacciono tantissimo, costano poco, rapporto qualità-prezzo meraviglioso, tolgono bene tutti i pelettini, anche più sottili, più piccolini. Io con queste faccio il baffetto, faccio le sopracciglia e nel caso un po' di peluria qui laterale. Mi ci sono sempre trovata bene, perché tolgono bene quello che devono togliere senza irritare la pelle sotto, che è la cosa che mi interessa di più, senza scartavetrarmi la faccia, e quindi sono consigliate. Poi arriviamo al viso, e devo dire che sono stata brava, ho fatto tante maschere. Allora, prima maschera, Ginger Vitamina C, che è una maschera rinvigorente, questa qui pagata 90 centesimi da Primark, mi è piaciuta, devo dire niente male, molto fresca per l'estate. E adesso questa qui in particolare non aveva fatto niente di eclatante, però mi ricordo che era veramente molto piacevole, molto fresca e quindi adatta se volete, sapete, quelle sere d'estate, oppure quando veramente siete molto molto arrossate, molto accaldate, questa potrebbe fare al caso vostro, anche perché la profumazione è proprio fresca, con lo zenzero e l'arancia, mi sa proprio di qualcosa di fresco, quindi consigliata. Poi questa illuminante con acido ferulico e vitamina C, questa qui devo dire 90 centesimi mi ha lasciato un po' indifferente, cioè sì, abbastanza fresca, ma avendo dentro appunto vitamine e aciti mi aspettavo un effetto un pochino più importante. Ovvio è che è una maschera da 90 centesimi, però ecco, per quelli che sono gli ingredienti all'interno mi aspettavo un effetto un pochino più levigato, un pochino più disteso della pelle, che non ho riscontrato, quindi tra tutte questa forse è quella che mi ha colpito di meno. Tra le mie preferite, anzi credo che queste siano le tre
mie maschere preferite di Primark. Abbiamo al terzo posto questa qua, che costa 1,30€ ed è rivitalizzante con guava e ginger. Questo, che ha questo frutto strano, è buonissima, è buono il profumo, è buono l'effetto che ha, estremamente proprio rivitalizzante, quindi la pelle sembra veramente un'altra pelle dopo che l'avete fatta, quindi molto idratata, molto rinfrescata, il microcircolo si attiva tantissimo, quindi proprio quando avete quella pelle spenta dopo diventa di quel bel rosa proprio fresco. Quindi questa, tanta roba, assolutamente da provare. Secondo posto abbiamo la Firming con Lotus, tè bianco e mulberry, che non so quale frutto sia, che ha questa cosa strana, questo fiore, frutto strano. Questo è top, 90 centesimi, è super calmante come maschera lenitiva, appunto il tè bianco e il lotus vanno a calmare tantissimo. Io questa addirittura l'ho utilizzata una volta che mi ero praticamente ustionata in viso e così ho detto dai, provo questa maschera, e veramente dopo mi sembrava di essere rinata. Quando avete la pelle molto arrossata, se soffrite per esempio di rosacea piuttosto che Cooper Rose e appunto tutte quelle, diciamo, situazioni in cui avete la pelle particolarmente infiammata, non parlo di acne è tutta un'altra storia, ma particolarmente infiammata, un periodo dove avete brufoli molto rossi, se non volete andare, o perlomeno un approccio può essere sicuramente fare qualcosa di purificante e poi andare a lenire assolutamente tutte quelle zone molto 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 rosse e molto gonfie. Questo sgonfia anche tantissimo il contorno dell'occhio, quindi al primissimo posto c'è lei, 1€ di maschera meravigliosa, la purificante. Questo ha il Charcoal Bubble Mask e appunto ha il carbone e fa le bolle. Cosa vuol dire? Vuol dire che voi all'interno avete questa maschera che voi vi mettete e si gonfia fino a così tanto, che è una delle cose che in estetica mi piace di più, appunto quando c'è questo movimento, perché vuol dire che la maschera sta lavorando. Solitamente quando ci sono queste bolle si va a lavorare con l'ossigenazione della pelle, quindi oltre a darvi questo effetto purificato, perché davvero va a purificare la pelle, dà proprio questo effetto di bollicine che voi sentite, tutto questo di bollicine che vanno a riossigenare proprio la pelle. È un meccanismo strepitoso e il fatto che sia in una maschera da 1€, credetemi che tanto di cappello a Primark, perché non è da tutti. E quindi anche questa provatela, non per forza deve essere una pelle molto impura, potete farlo anche se avete una pelle grigia, se avete una pelle spenta, se avete una pelle che volete un po' riattivare. Top, provatela. Direi che con i prodotti ho finito, ahimè di makeup non c'era granché, c'era solo un prodotto. Detto questo, io vi mando mille baci, fatemi sapere quali sono stati i vostri prodotti, non dimenticatevi tutti i mesi di cercare di finire qualche prodottino, qualcosa che è lì a metà, cerchiamo di consumare quello che compriamo. E niente, noi ci vediamo al prossimo video.